Allora, siamo con Luigi Bosco per i lettori di Vivi Casa Giove, candidato alla Regione Campania per Campania Libera con, in appoggio di Vincenzo De Luca. Buonasera Luigi. Buonasera a lei, direttore. Allora Luigi, una scelta frutto di un percorso programmatico dopo la bella esperienza, dopo la bella affermazione avuta in quel di Casapulla con oltre 1100 preferenze, per la precisione 1152, inizia la scalata, anche se sappiamo che tu non ami utilizzare questo termine, alla regione Campania. Sì, dice bene, il termine scalata non è che piace tanto, è perché è un progetto che va avanti non solo da un anno con le comunali di Casapulla, ma già da 4 anni. Allorquando con alcuni amici della provincia di Caserta abbiamo buttato giù il progetto di Terra del Sud, un'associazione civica, un movimento territoriale lontano da ogni tipo di collegamento partitico. Con questo progetto civico abbiamo toccato con mano le varie peculiarità e le varie problematiche della provincia di Caserta, arrivando sino ad oggi a poterci, diciamo, candidare ad uno scranno al Consiglio regionale, perché riteniamo essere l'unica istituzione che possa davvero mettere mano con una legislazione regionale alle problematiche della provincia di Caserta. Quindi una scelta appunto iniziata un po' di tempo fa. Perché Vincenzo De Luca, Luigi? De Luca per una serie di motivi, solo uno su tutti è quello che parla con i fatti, ha già dimostrato nella sua città, nella comunità di Salerno, di essere un ottimo amministratore, di saper toccare e mettere assieme delle risorse ed efficientare la macchina amministrativa. Ottimizzare le risorse non è da tutti, solo il buon amministratore sa trarre il massimo da poche risorse. Non dimentichiamoci che Salerno è una provincia campana, come Napoli, Benevento, Avellino e Caserta, e la differenza è sotto gli occhi di tutti, quindi non si può il politico nascondere dietro l'alibi della mancanza di risorse. Anche laddove sono poche le risorse, il buon politico, il buon amministratore sa rendere ottimali e ottimizzarle. Quale sarà il tuo impegno per questa provincia tanto martoriata quanto ricca, qual è quella di Caserta? Sicuramente l'impegno in primo luogo è quello di dare vita ad una importante fase 2 del commercio in questa zona dell'Appia. Mi ritengo essere un candidato di questo territorio perché è da qui che ci sarà il massimo appoggio per lo scranno in Consiglio regionale. È un'area vasta che da Capua sino a Caserta abbraccia una miriade, diciamo, di commercianti. L'idea del centro commerciale naturale è una delle principali idee su cui possiamo fare perno nell'attività programmatica nei prossimi 5 anni, così come anche un'attività che guardi alla pianificazione urbanistica omogenea tra tanti territori attigui tra loro e che comunque devono comunque essere in armonia tra loro. Non solo, anche ambiente e sanità, altri temi cardini di questo tuo progetto, come appunto intendi rapportarti? Sì, allora sanità vive un dramma incredibile. Caserta Capoluogo è l'unico ospedale commissariato per infiltrazione camorristica in Italia, quindi questo è un dramma e una negatività che comunque va evidenziata e dalla quale bisogna ripartire, senza parlare che il budget di spesa per la provincia di Caserta non è proporzionato alla popolosità della nostra provincia. Nonostante fosse la terza provincia della regione Campania, vive una ripartizione di spesa diversa rispetto ad altre due province, Avellino e Benevento, che sono meno popolose. Quindi bisogna radicalmente fare una rivoluzione copernicana nella sanità, e anche credo sia sbagliato che ci sia una regione che abbia un bilancio regionale con l'80% per la sanità. Questa è una notizia che credo debba essere comunque modificata nei prossimi mesi, quindi già questo è sbagliato. Poi il fatto stesso che l'80% sia speso male è ancora peggio. Sull'ambiente c'è tanto da fare. De Luca nella sua fase programmatica ha impostato l'attività dell'ambiente sulla rimozione di tutte le ecoballe, della bonifica dei siti e tutto quello che può passare anche per la rivalutazione del litorale domizio, che credo davvero possa essere un'importante opportunità per la nostra provincia di Caserta. Il Presidente De Luca questa sera sarà qui in terra di lavoro, prima Caserta, poi Santa Maria Capua Vetere e per finire l'ultima tappa a Casa Giove. Cosa pensi di quello che è successo negli ultimi giorni, anche con la coalizione di qualche altro amico, vedi Roberto, che nonostante tutto, nonostante poi i risvolti non positivissimi non solo per lui ma per l'intera coalizione, continua con grande impegno a mettere in campo tutta la sua forza per un'idea, per questa idea? È verissimo, e anzi lo faccio i complimenti a Roberto Corsale, perché davvero, nonostante, diciamo, il fatto che la sua lista fosse stata ricusata, continua a battersi per un progetto che vede come cardine Vincenzo De Luca. Penso che De Luca ha fatto benissimo a riconoscere a Roberto la testimonianza di un impegno sul territorio, andando a chiudere la giornata di Caserta nella sua città, nella sua Casa Giove. Io, in quanto tale, essendo il cane del territorio, sicuramente sarò lì tra gli amici ad ascoltare De Luca e Roberto Corsale. Ringraziamo Luigi Bosco, candidato per Campania Libera, un saluto ai lettori di Vivi Casa Giove. Saluti a tutti e spero che possa vincere il territorio, al di là di tutto, al di là della politica.